anni del regista Steno, visitabile in questi giorni a Roma. Il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo presente alla mostra per i 100 anni di Steno, un evento che ha tenuto banco a Roma con tanti VIP del mondo del cinema e dello spettacolo. C'è davvero di che essere soddisfatti. Assolutamente sì, come Museo dei Mezzi di Comunicazione abbiamo contribuito in modo veramente molto importante all'allestimento di questa mostra, che appunto Steno, l'arte di far ridere, durerà sino agli inizi giugno, quindi invitiamo tutti, insomma, a visitare la mostra che si trova alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma. Il museo è stato presente anche quindi all'inaugurazione della mostra, dove sono stati moltissimi personaggi, insomma, provenienti dalle televisioni un po' di tutta Italia, se potrebbe dire, insomma, dai più famosi, insomma, importanti registi come potrebbe essere, insomma, Cecchi Gori della Cecchi Gori Production, fino a tutto lo staff, per esempio, dei Cesaroni, Lino Banfi, Giuseppe Tornatore, quindi anche i registi anche con cui abbiamo collaborato molto anche come museo stesso. Sì, ricordiamo Tornatore e la collaborazione con un bellissimo film. Assolutamente, infatti il film in questione è la migliore offerta di Giuseppe Tornatore, abbiamo pensato più di 180 pezzi, quindi è stato veramente, insomma, il museo si è praticamente spostato all'interno del set di Tornatore e la stessa cosa è avvenuta anche con altri film ancora. Una cosa curiosa all'interno dell'evento dell'inaugurazione di Roma è stata la presenza di Enrico Rossi, un attore, insomma, molto famoso anche che è stato ospite qui al Giardino delle Idee ad Arezzo e è stato molto importante per noi del museo perché ci ha fatto una donazione proprio del suo primo registratore VHS video, insomma, ad altissima definizione, quindi ci ha riconosciuto e ci ha fatto una grandissima festa in occasione dell'inaugurazione della mostra. Comunicazione sì, ma cinema davvero al centro, anche perché c'è stata anche una bella pubblicazione sul cinema, reperti, è il caso di chiamarli così, che arrivano anche da oltreoceano e parlano del cinema muto, forse il periodo più affascinante del grande schermo. Quindi vi state veramente specializzando. Assolutamente sì, insomma, l'ultima pubblicazione che è stata fatta da mio babbo, insomma, Fausto Casi, è proprio inerente alla storia del cinema muto, quella precedente era quella sul precinema, quindi insomma sono 2 annate, quella del 2016-2017, che sono alternate in questa grandissima storia e che approfondiremo poi in un grande evento che si svolgerà molto probabilmente a giugno, ma non diciamo niente.